Oggi vi faremo conoscere uno dei complessi residenziali più belli a Sharm el Sheikh, ai confini del Parco Nazionale di Nabka. Siamo con Guido che ha questa splendida villa. Uno stile arabeggiante, come vedete, anche dalle particolari delle finestre in legno. Ha la villa che è su due livelli e sui 240 metri. Il salone del piano terra, qui sala da pranzo, tutti i mobili nuovi che abbiamo messo noi, come questa bellissima cucina, spaziosa, induzione, col filtro per rendere l'acqua potabile. Qui c'è un piccolo locale lavanderia e il bagnetto di servizio. Quanti bagni ci sono totali qui? Poi saliamo, uno spogliatoio con tutti gli armadi, ampi armadi. Eccoci. Allora, questa è la camera da letto mia, padronale, che è ampia, con un boudoir qua sulla destra e questa vista spettacolare. Svegliate la mattina e questa è la vista che vi trovate. Ancora meglio, immaginate la sera al tramonto dopo un bicchiere di prosecco, capisci e a me? Col bicchiere di prosecco si può anche usare questo terrazzino che abbiamo costruito con la cera. Wow! Questo è il bagno della camera da letto praticamente. Esatto, questo è il bagno principale della camera padronale. Qui c'è anche il prolungatore di segnale del wifi, quindi se siete in bagno e volete controllare le notizie di prima mattina. Qui si scende dove c'è un'altra camera da letto. Quindi qui praticamente hai direttamente la vista sul mare e sulla piscina. Esatto, basta che fai un salto. Guardate che roba, ragazzi. E qui c'è il suo bagno privato. Questo spazio è proprio tipico dello stile di design arabo. C'è la scalinata che abbiamo visto che sale con queste piccole balconate a semi-arco e le cupole che caratterizzano la costruzione sia dall'esterno che dall'interno. Questa scala che scende, in teoria per un architetto europeo sarebbe spazio sprecato. In realtà nello stile arabo è quello spazio che dà ariosità e dà design tipico di questo stile a questa villa. Vuoi farci vedere fuori? Sì. Noi l'abbiamo chiuso e abbiamo creato questo spazio dal quale si può accedere direttamente al giardino, dove uno può fare, abbiamo fatto yoga, palestra, la mia compagna dipinge. Ed è una zona ricreativa, volendo si può chiudere e creare un'altra stanza con un altro bagno, però per noi adesso non era necessario. E qui sull'esterno è anche la zona dove grigliamo, in quest'altro portico che abbiamo lasciato aperto, abbiamo messo il grill e facciamo feste che vi assicuro vengono molto molto bene. Questo fondamentalmente è lo spazio dove uno può dedicarsi alla propria passione, puoi fare un ufficio fantastico. Hai luce ovunque, la vista sulla piscina, sul mare. Qui poi abbiamo l'accesso diretto alla piscina, questa vetratura colorata. E anche qui abbiamo le cupole, l'aria condizionata, quindi uno spazio assolutamente vivibile che può essere sia all'aperto, aprendo tutta la finestratura, che al coperto. Aspetta. L'angolo doccia esterno che abbiamo fatto noi. Scusa un attimo, non l'avevo visto. Qui c'è un altro piccolo portico dove dicevo con la griglia, qui si griglia e di là sulla piscina si mangia e si beve. E qui c'è un piccolo giardinetto con queste piante che abbiamo messo tutti noi, a Bougainville. Questa è una pianta particolare africana, in cui non ricordo il nome, con questo tronco particolare spinoso. E fa un fiore assurdo che sembra cotone. Bellissimo, eccolo lì. Un fiore meraviglioso e anche profumato.
Questa villa splendida, ragazzi, accogliente, un'oasi veramente a Sharm el-Sheikh, è disponibile sia per affitti giornalieri, scrivetemi nel link qua sotto, o è anche in vendita. Come mai hai deciso di venderla, Guido? Ma perché a malincuore ho deciso di venderla, soprattutto perché ho un progetto di andare a vivere in un altro luogo, più in un sud-est asiatico, e quindi avere una casa non utilizzata o da seguire è sicuramente più complicato. Certo, perché poi richiede manutenzione, certo, tutto certo, quanto. Certo. E comunque finché non la venderemo, la affittiamo, la possiamo affittare giornaliera, 3 giorni, 5 giorni, una settimana, un mese anche. Ed è un'esperienza assolutamente da provare, vivere così a contatto col deserto, il mare e la natura. Al Paradise, ragazzi, ci sono le ville più belle di tutta Sharm. La vista la vedete anche voi. Se volete vedere questo posto al tramonto, guardate il video che abbiamo fatto con Guido e la sua intervista che potete trovare qui. And that's it. Grazie, Guido. Grazie a te. Guarda che mare, questa è realtà, non stai a sognare. Mentre ti bevi il cappuccino, passa un cammello in beduino.